Ciao a tutti ragazzi e ragazze, la rivoluzione francese incalza, ormai inarrestabile, e noi continuiamo a seguire dunque le vicende del movimento rivoluzionario che sconvolse la Francia alla fine del 1700. Alla fine della scorsa lezione abbiamo visto appunto gli eventi di svolta fondamentalmente del 1792 con la dichiarazione di guerra della Francia all'Austria e alla Prussia, l'esito fallimentare inizialmente di questa guerra, e nel giugno del 1792 i sansculotti che invadono fondamentalmente il Palazzo Reale e imprigionano il re e ne chiedono appunto la destituzione, in qualche modo, viene proclamata in qualche modo la necessità di convocare una convenzione, e cioè una nuova assemblea costituente, che appunto preveda l'abolizione della monarchia. Quindi appunto a pochissimo tempo di distanza dall'assemblea costituente che aveva siglato la Costituzione del 1791 con la monarchia costituzionale, siamo già a un nuovo punto di svolta, una nuova convocazione di un'assemblea chiamata per l'appunto Convenzione, in memoria della Convenzione americana che firmò la Costituzione appunto negli Stati Uniti d'America. Appunto, vengono indette le elezioni per la convenzione che dovrà emanare in qualche modo una nuova Costituzione. Abbiamo visto nella scorsa lezione che si indirono queste elezioni a suffragio universale. Comunque sia, nonostante questo, solo il 10% degli aventi diritto, come leggiamo qui, andò a votare per i rappresentanti della convenzione. Questo già ci dà un segnale del fatto che comunque fra rivoluzione e popolo francese in qualche modo stavano già iniziando a manifestarsi delle spaccature, perché di fatto si iniziava già a respirare un'aria di tensione particolarmente evidente. La convenzione si riunisce effettivamente il 20 settembre del 1792 e abolisce la monarchia proclamando la Repubblica. La Francia è una Repubblica a partire dal 1792, anno primo della Repubblica francese, appunto. Si inizierà appunto anche nei documenti ufficiali a segnare il 1792 come anno primo dalla proclamazione della Repubblica, un nuovo anno, un nuovo conto, addirittura proprio una nuova scansione temporale che segna una frattura netta rispetto al passato, qualcosa dal valore simbolico chiaramente molto alto, come possiamo capire. Dunque, come era composta la convenzione? Dobbiamo andare ad analizzare come era fatta questa assemblea, questa nuova assemblea che doveva dare appunto una nuova costituzione alla Francia. Vediamo un po'. La convenzione vede l'elezione di 749 deputati. Come sono divisi questi deputati? Abbiamo, come possiamo vedere in questo schema, al centro una buona metà, okay, quasi la metà, diciamo, di questi deputati erano coloro della cosiddetta pianura. La pianura erano appunto dei deputati che non avevano particolari schieramenti politici, orientamenti politici, insomma, erano abbastanza neutrali dal punto di vista dell'orientamento verso un club o verso un altro. Ma le due fazioni che dobbiamo tenere presenti in questo momento sono da un lato i Girondini e dall'altro i Montagnardi. Chi erano fondamentalmente questi? Diciamo che erano un po' tutti giacobini in realtà, quelli che non appartenevano alla palude, ma già sappiamo che i Girondini erano un distaccamento interno ai giacobini, intorno alla figura di Jacques-Pierre Brissot, leggermente più moderati rispetto ai giacobini, avevano appunto delle divergenze però su alcuni punti fondamentali che vedremo fra pochissimo. Chi erano invece i Montagnardi e perché questo nome poi? Montagnardi perché siedevano in qualche modo nell'assemblea nella parte più alta, ok? Nella parte più alta della sala. E chi erano i Montagnardi? Giacobini e Cordiglieri. Quindi l'ala più estrema in qualche modo della rivoluzione, l'ala più radicale del movimento rivoluzionario, i Montagnardi. Vedremo, appunto, stiamo per vedere lo scontro con i Girondini in cui usciranno vincitori, per l'appunto i Montagnardi. Come
Chi erano poi fondamentalmente queste persone? Sia i Girondini che i Montagnardi erano fondamentalmente dei borghesi, innanzitutto, ok? Quindi una popolazione che proveniva principalmente dalla città, personaggi che nella quasi totalità dei casi avevano già rivestito delle cariche, insomma, delle cariche pubbliche, comunque cittadini di estrazione borghese. Come orientamento politico, anche qui erano abbastanza vicini, nel senso che erano tutti di orientamento democratico e di orientamento repubblicano, che quindi entrambi questi schieramenti di fatto sono in qualche modo contro ormai la monarchia. Ma ciò su cui si differenzieranno di più questi gruppi è la sorte che toccherà al re Luigi XVI, ora che appunto c'è la Repubblica e non più la monarchia, e in che rapporti rimanere con i Sanculotti, che rapporti instaurare con il movimento dei Sanculotti. Sanculotti che nel frattempo cos'erano diventati? I Sanculotti erano diventati davvero una sorta di motore ultrarivoluzionario. I Sanculotti ormai chiedevano che venissero perseguitati e puniti in maniera esemplare tutti i nemici della rivoluzione. E chiedevano oltretutto l'instaurazione di una democrazia diretta e quindi una sorta di sovranità popolare che potesse prescindere in qualche modo dalla rappresentanza. Ok? La questione della democrazia diretta non era particolarmente apprezzata, dobbiamo dire, né dai Girondini né tantomeno dai Montagnardi. Però effettivamente l'idea di radicalizzare la rivoluzione e di dare una impronta forte e anche violenta alla rivoluzione era qualcosa in cui i Sanculotti credevano molto e appunto lo ritenevano ormai necessario e effettivamente si unirono a loro i Giacobini e i Cordiglieri, quindi in generale l'ala montagnarda della convenzione. Questo perché, soprattutto perché i Girondini no? Diciamo che i Girondini dopo i massacri di settembre, da parte, appunto, dopo i massacri del settembre 1792, da parte dei Sanculotti, i Girondini non apprezzavano e non accettavano queste modalità, appunto, così violente, così pericolose, adottate dai Sanculotti. A differenza loro, invece, i Montagnardi ritenevano che solo attraverso un'alleanza con i Sanculotti era possibile portare a termine la rivoluzione, vincere la guerra, uscire dal grande problema, no, economico che ormai affliggeva la Francia e ricostruire lo Stato francese su basi repubblicane. Okay? Dunque, i Montagnardi sposano quest'ala in qualche modo più violenta, insurrezionalista, okay? Dei Sanculotti e effettivamente segnano il corso della rivoluzione. In che contesto esplode questa distinzione? Okay? In che contesto quindi si va a manifestare la preminenza dei Giacobini da questo momento in poi nel processo rivoluzionario? Nella scelta che si stava giusto ponendo su che cosa farsene di re Luigi XVI. Che cosa ce ne facciamo di questo re? Che ormai abbiamo dichiarato non più re dei francesi. Luigi XVI non è più rappresentante del popolo, Luigi XVI è un traditore del popolo francese. Ok, questo è emerso in qualche modo dalla proclamazione appunto della Repubblica, no? L'abolizione della monarchia. Dunque, che cosa bisogna fare a Luigi XVI? Occorre processarlo, ok? Occorre condannarlo, quindi Luigi XVI è colpevole di tradimento nei confronti del popolo. Su questo erano d'accordo tanto i Girondini quanto i Montagnardi. Ma in che modo, appunto, comportarsi nei confronti di questo sovrano? Appunto, è su questo che appunto pende un po', diciamo, l'ago della bilancia. E diciamo, mentre i Girondini appunto non erano particolarmente inclini ad accettare la condanna esemplare per il sovrano, cioè la condanna a morte, perché temevano che ci potessero essere delle forti manifestazioni, poi delle reazioni popolari, no? Magari di estremismo, poiché pensiamo anche al fatto che nel popolo francese c'erano anche tanti individui poco convinti, insomma, di queste transizioni così violente, no? La violenza porta inevitabilmente della violenza con sé. I Girondini erano più prudenti su questo.
I montagnardi ritengono che ormai i tempi siano maturi per dare un segnale fortissimo alla Francia, ok? Non solo alla Francia, ma a tutta Europa. E dunque, appunto, con una maggioranza piuttosto risicata, dobbiamo dire, quindi dopo anche una serie di votazioni, si decise di arrivare alla pena esemplare per Luigi XVI, cioè la decapitazione in pubblica piazza sulla ghigliottina, stabilita dalla convenzione, quindi a maggioranza montagnarda, il 21 gennaio 1793. Dunque, ragazzi e ragazze, siamo a un punto di svolta veramente epocale per la Francia. La decapitazione di Luigi XVI rappresenta, da un punto di vista simbolico, un gesto fortissimo da parte della rivoluzione ed è davvero un punto di non ritorno. Di fatto, che cosa effettivamente stavano comunicando i rivoluzionari, non solo alla Francia, ma anche appunto a tutta Europa? Guardiamo ad esempio questa è una stampa francese dell'epoca che rappresenta, appunto, raffigura la decapitazione di Luigi XVI. Appunto, vedete, c'è un segnale molto chiaro. Tutti i segni, tutto ciò che rimane dell'antico regime è appunto il corpo senza vita di Re Luigi XVI. Qui, dove potete vedere, appunto, c'era una statua equestre di Luigi XVI, che ormai non c'è più. Sono stati abbattuti tutti i segni dell'antico regime. È un segnale fortissimo a tutta l'Europa e a tutta la Francia che sta iniziando un percorso nuovo, appunto, per il popolo francese. Ok? È un segno fortissimo contro l'assolutismo, contro ogni forma di negazione dei diritti degli individui. Ok? Fra l'altro, appunto, l'uccisione di Luigi XVI avvenne anche in una maniera piuttosto macabra. Qui possiamo vedere raffigurato il boia Henri Sanson, che fa proprio penzolare letteralmente la testa di Luigi XVI. E le cronache, appunto, del tempo narrano che molti cittadini, insomma, fossero lì vicini alla ghigliottina per intingere dei pezzi di stoffa o di carta nel sangue che penzola appunto dalla testa di Luigi e che addirittura il boia mise all'asta alcuni brandelli, diciamo, delle vesti di Luigi XVI. Quindi c'è anche questa conclusione, diciamo, un po' macabra, che però ci dà anche il senso di quanto intenso fosse questo gesto da un punto di vista simbolico. Ok, e oltretutto un altro elemento simbolico molto importante è che Luigi XVI viene condannato non più come re di Francia, ma come cittadino. Il re era ormai un cittadino come gli altri e in quanto tale fu processato e condannato. Ok, chiaramente questo episodio ebbe un'eco fortissima in tutta Europa e può essere interessante fare un confronto con una stampa più o meno contemporanea che invece si diffuse in Inghilterra, raffigurando appunto questa decapitazione del re. Vedete la grande differenza, no? Abbiamo questo re, no, rappresentato in questo modo anche molto bonario, quasi per ispirare simpatia in qualche modo verso chi guarda, e vedete tutto intorno c'è un popolo che sembra non avere nessun entusiasmo per questo evento, ok? Quindi questo ci fa capire che, ad esempio, in Inghilterra era fortemente condannato tutto questo processo rivoluzionario, condannato sicuramente per i modi particolarmente violenti attraverso cui questo avvenne, ma fu anche condannato per la grande paura che in effetti la rivoluzione metteva in tutta Europa. Era come una sorta di spettro che effettivamente i tempi stavano cambiando e che un popolo insorto poteva veramente cambiare radicalmente le istituzioni di un paese. Vedremo nelle prossime lezioni quello che accadrà nell'anno 1793, perché la nuova Repubblica Giacobina dovrà affrontare numerosi problemi per consolidare il proprio potere. Alla prossima.